Buongiorno, le ultime notizie di Vigevano Futura News. Cronaca Vigevano. Telecamera in tilt, il comune annulla 50 multe pazze. Vigevano, il canile strapieno, stop ad altri randagi. Gravellona Lomellina, torna la festa dell'arte, gatti protagonisti. Lifestyle, l'abito a ruota snellisce la pancia. Il vigevanese Alessio Falsone ha appena annunciato la fine della storia d'amore con Anita Olivieri. Ed infine la rubrica dedicata al lavoro e il meteo del weekend in Lombardia. Vigevano, telecamere in tilt, il comune annulla 50 multe pazze. Continuano le proteste per le multe del nuovo sistema automatico di rilevamento nella zona a traffico limitato. Nei giorni scorsi, dice un commerciante di Piazza Ducale, mi hanno annullato in autotutela una cinquantina di multe ricevute. Il varco di via Simone del Pozzo ha avuto problemi tecnici, rilevando targhe in modo errato e sanzionando veicoli autorizzati. Il regolamento necessita di revisione e le multe annullate mettono in cattiva luce il municipio. Vigevano, il canile strapieno, stop ad altri randagi. Il canile municipale non può più accogliere altri cani, ha annunciato Andrea De Plano, direttore dell'azienda speciale multiservizi Vigevano, ASMV. È strapieno e non possono più accogliere cani, solo nelle ultime 2 settimane hanno ricevuto più cani di quelli che possono tenere. Gravellona Lomellina. Torna la festa dell'arte, gatti protagonisti. Il Borgo d'Arte di Gravellona ospiterà la festa dell'arte il 1° e 2 giugno, dedicata ai felini domestici, in particolare quelli neri. Ci saranno installazioni artistiche, visite guidate, mercatini, mostre d'antiquariato, gite in canoa, laboratori per bambini, concerti, balli e specialità del territorio. L'abito a ruota snellisce la pancia. Fresco, cool, antigonfiore addominale. Tra i vestiti che snelliscono la pancia, l'abito a ruota dalla linea ad A che si apre sotto al seno. Chi punta piuttosto a scoprire le gambe può optare per le versioni mini o media corolla di tendenza dell'estate 2024. Anche una gonna ampia nello stesso taglio fa gioco, ma attenzione al top prescelto. Il vigevanese Alessio Falsone ha appena annunciato la fine della storia d'amore con Anita Olivieri. Il loro rapporto è nato sotto i riflettori di Canale 5, all'interno della casa del Grande Fratello, e per parecchi mesi ha fatto tanto discutere in quanto l'ex Geffina in quel momento era impegnata. Una volta conclusa la sua relazione, Anita ha deciso di iniziare una frequentazione con Alessio, dichiarandosi totalmente invaghita. Una volta terminata l'esperienza sotto le telecamere, i due hanno sin da subito iniziato una relazione, che è proseguita fino a qualche giorno fa. Da Leonore è tutto, vi lascio alla rubrica dedicata al lavoro e il meteo del weekend in Lombardia. Benvenuti alla nostra rubrica dedicata al lavoro. Centro impiego di Vigevano Ricerca. Tirocinanti, addetti vendite, posizione 9451, magazziniere, posizione 9446, impiegata contabile, posizione 9441, contatta vigevano@formalavoro.pv.it. Sabato. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Domenica, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata.